Ciao ragazzi e benvenuti. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata sull'andamento dei mercati. Prima di incominciare, però, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Ciao, sono Andrea Unger. Per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico, lo stesso che mi ha permesso di diventare l'unico 4 volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Settimana negativa per gli indici azionari, vediamo in questo momento il Nasdaq perdere oltre l'1,5%, quasi meno 1 il mini S&P, un po' meglio le borse europee che però erano scese molto forte la settimana precedente. In questo grafico vediamo il mini S&P, ci sono segnali di debolezza e lo possiamo vedere anche dalla volatilità, notate come sia cresciuta notevolmente in questo indicatore, vediamo la volatilità storica. È cresciuta molto nel corso delle ultime 2 settimane fino a raggiungere valori massimi di percentile sul breve termine, ma come è possibile vedere anche sul lungo periodo ci troviamo in una fase di volatilità medio-alta. Volatilità che peraltro è in crescita non soltanto sull'azionario, ma anche sui bond e anche sul mercato energetico. Quindi il mercato al momento non sembra essere in una situazione troppo stabile. Assieme al ribasso degli indici azionari si è accompagnato, come spesso capita, un rimbalzo dei bond. Vediamo in questo grafico il T-bond che si trova a ridosso dei massimi del 2021 e rendimenti positivi li vediamo poi anche sul decennale e sul decennale americano e sul decennale europeo, quindi sul bund. Sale anche il petrolio nel corso degli ultimi 5 giorni, assieme ai suoi derivati, quindi la benzina e l'heating oil. Crolla invece il natural gas, che perde in una sola settimana oltre il 20%. Al momento parliamo di un 24% circa, a fronte di un clima più mite del previsto e di un'offerta migliorata. Rimangono però ancora i prezzi del natural gas europeo a livelli altissimi. Quindi questo comportamento lo notiamo solo sul natural gas americano. Scende anche il settore dei metalli con rendimenti abbastanza negativi perché andiamo da un meno 1 dell'oro fino a quasi un meno 4 per il silver. Debolezza anche sul mercato delle carni, debolezza anche sul mercato delle soft commodity. Il cotone perde un 5,94%, quindi ha abbandonato i massimi storici che aveva recentemente toccato. Unico future in controtendenza per quanto riguarda il settore delle soft commodities è il cacao, che guadagna un 2,5% questa settimana. Passando agli altri mercati, vediamo rendimenti contrastati sul settore dei cereali. Abbiamo rendimenti tutti negativi sulle valute, con un euro-dollaro che si attesta a 1,1275 e rendimenti marginali 3,2% di guadagno sul Bitcoin, che sembra stare consolidando su questo livello di prezzo, magari pronto per una nuova esplosione. Voi sapete che il mercato alterna fasi di compressione e di espansione di volatilità, sicuramente ci troviamo in questo momento in una fase di compressione di volatilità. Andiamo anche a vedere la fotografia della volatilità implicita, che come potete notare è salita non poco nel corso delle ultime 2 settimane, ci troviamo su dei massimi di periodo. La struttura termine è parzialmente in bear wardation, in particolare vedete la linea bianca che rappresenta il VIX a 9 giorni è superiore al VIX a un mese. Anche qua vediamo una compressione per quanto riguarda la struttura termine dei livelli di volatilità. È una situazione abbastanza particolare, direi di pericolo, perché il mercato mostra una certa instabilità. Vediamo anche un valore di VIX tutto sommato abbastanza elevato, perché tra i più alti del 2021, quindi attenzione perché la situazione non è particolarmente chiara per l'andamento degli indici azionari. Passiamo al calendario dei rollover, ci avviciniamo al terzo venerdì del mese, quindi con una settimana di anticipo andrà effettuato il rollover sui future azionari e anche sul VIX future. Infine ragazzi, per chi di voi vuole sapere qualcosa di più sulla Unger Academy, di come insegniamo a fare trading qui seguendo il metodo di Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo di trading, vi lascio un link in descrizione. Si tratta di un webinar in cui Andrea spiegherà molto di quello che ha preso sui mercati e spiegherà inoltre le basi del suo metodo che gli ha consentito di ottenere quei straordinari risultati che tutti conosciamo.
Per oggi è tutto, vi chiedo cortesemente di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Un saluto a tutti, alla prossima da Francesco Placci.